Oggi stiamo vivendo una rivoluzione che è la rivoluzione digitale, cambierà il modo di fare le cose, cambierà le prospettive dei giovani, il modo con cui lavoreranno, ma è un qualcosa che impatterà anche il mondo degli anziani. Da un lato c'è la necessità di formare le generazioni più attempate al digitale, ma è interessante considerare che oggi, ad esempio, gli anziani sono grandi fruitori e frequentatori dei social, ad esempio. Quindi non c'è questo gap che spesso si pensa, ma soprattutto il digitale dà grandi opportunità in termini di nuove tecnologie applicate alla prevenzione, alla medicina, alla teleassistenza e soprattutto alcune tecniche legate ad esempio alla gamification consentiranno agli anziani di porre in essere attività di prevenzione giocando con la tecnologia. Ritengo che le nuove generazioni avranno un ruolo pedagogico in termini inverso: se una volta gli anziani insegnavano ai giovani il senso della vita, forse continueranno a farli, i giovani apriranno agli anziani anche le porte del digitale. In una fusione di nuovo con vecchio, anzi la parola vecchio non ci piace, del nuovo con l'esperienza, che forse produrrà una nuova società e un nuovo modo di vivere.